Giuseppe, raccontaci la storia della tua attività. Allora, l'attività nasce 40 anni fa in questo posto, sempre bernardeschi, e diciamo che ci siamo occupati sempre di abbigliamento di un certo tipo e ricercato, di livello, quello che erano le vecchie griff che nascevano negli anni 80 e quindi poi è andato avanti. Adesso, con tutta questa enorme massa di abbigliamento veloce, noi abbiamo fatto una scelta di ricercare il prodotto italiano e di qualità, quindi alla ricerca di tessuti, di certi filati, proprio per differenziarci e di offrire qualcosa che è veramente lo stile italiano, quello che è famoso nel mondo, no? E questa cosa naturalmente ci costa tanta fatica perché, insomma, oggi come oggi il fast fashion ha distrutto tutto il mercato, quindi diciamo siamo diventati una boutique di nicchia perché naturalmente non tutti scelgono, soprattutto perché siamo anche non logo, quindi tu devi conoscere il prodotto. Quindi avete difficoltà nel mondo moderno, quello che è il concetto di moda ricercato, del prodotto italiano made in Italy? Diciamo sì, non proprio sì, perché comunque abbiamo una risposta non di massa, ma però insomma una nostra clientela c'è. Perfetto. Soprattutto l'originalità delle cose. Certo, certo. E quindi ti faccio una domanda, Giuseppe, perché vuoi associarti a Concommercio? Beh, diciamo che credo, soprattutto oggi in voi giovani, grazie, che prendete in mano queste associazioni e queste federazioni, spero che riprendiate certi valori che oggi sono un po' decaduti, soprattutto in questa grande massificazione. Quindi spero di avere qualcosa di dove contare e credere, insomma, che c'è un, come c'è il film, c'è un domani. Benissimo, allora benvenuto in Concommercio. Grazie.